Durante la mia maratona di compleanno per i 28 anni e sentirli tutti, non poteva mancare un video speciale commissionato dal Patreon Stefano, Bruno Liegi Baston Liegi, il suo nome d'arte, che chiedeva di parlare di una tipologia particolare di anime. Si tratta di 10 anime dove l'MC non è una ameba asessuata. Ma mi spiego meglio. Intanto un saluto alla chat qui presente e il signor Stefano li cercava. Un anime in cui il protagonista non fosse un'ameba asessuata, un idiota, un impedito non solo intellettualmente parlando, ma anche sentimentalmente. Una persona decisa, capace di comprendere quali sono i suoi desideri, quali sono le sue pulsioni. In poche parole, stiamo escludendo in un colpo circa il 99% degli anime ecchi harem, dove il protagonista si ritrova ad avere un forte, solido harem senza apparente motivo, che va a procreare quasi trascinato dal corso degli eventi senza manco sapere il perché. Un personaggio che non sia così pudico, che non sia così eccitato nell'andare a chiamare per nome al posto del cognome una ragazza. A Giappone una volta eri Ganzo. E infine, visto che il signor Stefano è anche un uomo di cultura, mi richiedeva la possibilità, se fosse possibile, come si direbbe in napoletano, se si potesse fare qualcosa, che gli anime trattati avessero anche nudità. Avessero un tocco di spicy, un po' di croccantezza, non hentai, ma filo hentai. Super ecchi. Esistono i super sentai? Perché non dovrebbero esistere i super ecchi? Io sono Francesco e benvenuti a 10 anime dove l'MC non è una ameba asessuale. Let's go! E si entra, mamma mia, un portale magico a 10 titoli papabili per questa classifica, che solo persone di una certa caratura intellettuale possono decidere di vedere, ci porta davanti a una prima scelta. E il primo titolo, che cazzo, è il giorno del mio compleanno, fatelo scegliere a me. Io ve l'ho sempre detto, il 5 è il mio numero fortunato, vediamo un po'. Bam! Matsugaku Ah! en H×H. E infatti ho beccato il meglio del meglio. È Hunter x Hunter, però ahimè l'autore è più, per forza di cose, prolifico di Togashi. In seguito all'invasione di un misterioso esercito arrivato con mezzi magico-meccanici attraverso degli squarci dimensionali, parte della popolazione terrestre si è rifugiata su enormi megaflotte che vagano ora senza meta per gli oceani cercando riparo dagli attacchi. Kizuna è in possesso di un Hybrid Gear, equipaggiamento tipo esoscheletro che permette di fronteggiare il nemico, avente la funzione speciale di poter ripristinare velocemente l'energia degli altri gear, processo altrimenti molto lento. Tutto questo pippone, secondo voi, cosa sta a anticipare? Per attivare queste abilità, Kizuna deve prodursi in atti sporcellosi con il pilota del gear da rigenerare. Io su questo titolo, infatti, ricordavo un altro aneddoto, cioè che il primo episodio, andato in onda, permise alla serie di essere poi istantaneamente bloccata perché i giapponesi non si resero conto, una volta uscita, che fosse praticamente filo hentai e quindi dovettero fermarlo dopo l'uscita del primo episodio per poi censurarlo e riproporlo censurato. È un anime leggendario, ne consiglio la visione? Assolutamente no, ma rientra perfettamente in quello che stiamo cercando. Vi do giusto qualche assaggino di quello che vi possa aspettare. Lui fugge dalla figa, però si sacrifica per il bene e per il pene dell'umanità. Ecco, vedi, vedi. Miele Paradiso, e quando la opening te la fa Miele Paradiso, sai che non puoi sbagliare. Dopo Masu Gakuen Hunter x Hunter. Chat, è il compleanno della papera, tocca a lei. Saretta dice un 6. Number 6. Chi si cella dietro a questo tomo magico? Let's go! Ah! Engage Kiss. Il prossimo! Però, c'è una cosa da dire. Il motivo per cui l'ho inserito in questa lista. È uno dei pochi anime in cui il protagonista è un mega ciaddone che non solo ha un'ex fidanzata, che già è una rarità negli anime,
Trovatemi altri anime dove si parla di ex, che non siano slice of life putridi dove poi il protagonista si rimette con l'ex fidanzata, che fa la sottona nei suoi confronti, gli dà vitto alloggio, lo continua ad aiutare economicamente anche se è la sua ex, sapendo che nella nuova casa dove sta, lui sta con una waifu demone, che sarebbe questa con i capelli rosa. Poi per il resto l'anime fa schifo, mediocre, situazioni no sense, demenziali, anche durante i combattimenti. Tutto questo pippone per dire che si combattono i demoni, però nel combattere i demoni si usa una demonessa dai capelli rosa, che è un ibrido, e che ogni tanto perde il controllo, però questo fatto di perdere il controllo lo sfrutta per menare la ex del protagonista. Il protagonista sembra il main character di Rising of the Shield Hero, solo che non ha lo scudo, ma ha una relazione quasi poliamorosa. Vale comunque come potere? Non credo. Questa è la ex sottona. Sì, io preferisco l'ex, nonostante sia sottona. È molto più interessante l'ex che la ragazza demone rosa. 3, 2, 1, chat. Il primo che lo scrive sceglie. Via, let's go. Chi è che scrive? Chi è che scrive? Chi è che vuole? Chi è che vuole? Giacco. Giacco numero 1. Ah. Kamikatsu. Kamikatsu. Se posso permettermi, l'immagine l'ho scelta io. Sono fiero dell'immagine da me scelta. Rientra nella categoria in quanto il protagonista è un ciaddone che non si fa a fregare da nessuno e soprattutto nessuna, non si piega alla faiga, ma anzi è lui che la influenza e la direziona. Finisce in quello che all'inizio pensa essere il classico mondo fantasy, morendo per mano del suo stesso padre, che è il capo di una setta. Va in questo viaggio con Arlalle, una delle waifu dal nome più improbabile e brutto mai sentito, ma dal cuore d'oro e dalle altre grandi doti. Qui scopre che in questo villaggio apparentemente tranquillo, in realtà, pur trattandosi di un mondo dove non c'è la religione, comunque le cose non vanno bene perché lo Stato ogni tot di tempo sceglie le persone da sacrificare. Verrà però salvato proprio dalla divinità che suo padre aveva provato a obbligarlo a venerare, una loli che diventa sempre più potente in base al numero di seguaci che ha. Questo, condito da una CGI orrida, proprio una delle più marce che abbia mai visto, che hanno tentato di fare la paraculata, no, abbiamo fatto apposta a fare i mostri in CGI schifosa, no, abbiamo fatto apposta a mettere la scena di un trattore riprendendo un giapponese su un trattore a cui hanno applicato un semplice filtro tipo TikTok, gli hanno messo la testa, sono finiti eccessivamente nel trash. Qualche colpo di genio che non mi aspettavo, purtroppo mi ha deluso parecchio. È stato pure doppiato, è uno di quegli anime che scopri che vengono doppiati in italiano e non capisci, non te ne capaciti. Però, se posso dirlo, se voleste vedere un qualcosa di diverso al solito, Kamikatsu sicuramente da provare. 8 sperando bene, la signorina Daffy va di numero 8, l'infinito, vediamo. Mamma mia, e che scelta, e che scelta! Guilty Crown è uno degli anime che ho ficcato proprio a forza in questa lista, perché di fatto rientra perfettamente, tranne che per le scene di nudo, ahimè, nella ricerca del buon Stefano. Un protagonista che ha una metamorfosi, un'evoluzione da classico PG medio giapponese impedito, asessuato, a ciaddone, forse anche un po' too much. Si fa inizialmente trascinare dal corso degli eventi, poi prova a essere artefice del proprio destino. OST spaziali con gli Egoist, le opening fanno paura. Il 99% della popolazione mondiale ha schifato il finale di Guilty Crown e l'altro 1% che dice di no, perché in realtà un finale triste è comunque un'idea interessante per chiudere un'opera, in realtà non vuole ammettere che l'ha schifato. Ci sono quelli che poi, detrattori che non l'hanno apprezzato, sti cazzi. Quello che non mi ha mai convinto di Guilty Crown sono i robottoni, che però, devo dire, passano quasi in secondo piano, visto il potere del protagonista di andare a prendere le anime delle persone che si trasmutano, si materializzano in armi o oggetti particolari, che spesso svoltano situazioni pur non essendo armi. Non voglio neanche dire molto per quanto riguarda la trama, se non che ci sono parecchi colpi di scena e la cosa che ho adorato è che spesso arrivano da personaggi addirittura manco secondari, terziari. E tu vedi questi personaggi che dici, vabbè, il classico compagno di scuola, che farà mai? Vabbè, il classico personaggio che lo vedi una volta e via. E poi la trama cambia completamente strada proprio grazie a singole azioni di questi personaggi.
Mi piace un sacco quando fanno le opening seguendo il timing come se fossero un MV. Ci sono delle opening che o ti spoilerano tutta la trama o che ti fanno vedere cose che non c'entrano un cazzo. È come se opening di Dragon Ball facessero vedere Goku e Vegeta che vanno a pesca, poi c'è Krillin che gioca a basket. Questo è di fatto, tra i titoli preusciti, il primo che dico guardatevelo. Guilty Crown, la prima volta che lo vidi, episodio 2, mi ruppi le scatole, cambiai anime. Decisi di non andare a dropparlo, lo ripresi e lì fu amore. Io ho letto il 3 del signor Shinigami. Shinigami cosa ha consigliato? The Eminence in Shadow. Io dico solo, I am Atomic. Prendo e me ne vado e vi saluto. Tsunami, perché consigli Eminence? I am Atomic. Tsunami, perché I am Atomic? Atomic. Personaggio ciaddone, vuole fare il personaggio secondario ma va a finire sempre per fare il primario, non se ne frega assolutamente di avere pulsioni sessuali che anzi manifesta sbattendoglieli in faccia, perché le cose, pam, è importante dirle, numero, un numeretto, leggo il 9 di Nanatsu, let's go. Ah. Il protagonista è un ciaddone, però... per quanto possa essere ciaddone, è circondato da ragazze che proprio impersonificano l'essenza del mai una gioia. Ognuna di queste ragazze ha vissuto cose improponibili. Anche lui, per carità. Ma loro, e che cos'è? Violenze, cannibalismo, sofferenze di ogni sorta. La storia è ambientata nella Mihana Academy. La scuola ospita 5 studentesse occupate nella loro ripetitiva routine quotidiana. Un giorno, tuttavia, un ragazzo in veste di studente arriva e fa cose. Eccolo qua. Questo qua è il tipico nuovo studente con lo zaino due volte lui. Molto contento di essere qui. Poi il tipico fisico da studente delle superiori o delle medie. After sex. Questa pure era abbastanza rompipalle, però poi si faceva voler bene. Coi pansu shot perché non ci facciamo mancare niente. Questa psicopatica. Questa molto croccante. Anche grisaia tranquillamente rientra in questa categoria. E soprattutto tra i titoli visti per ora, ma credo in generale, non mi ricordo gli ultimi 4 che ho scelto, è sicuramente tra i più maturi per i temi trattati. Viene veramente affrontato un po' di tutto, sia come tematiche, sia come fetish, sia come situazioni al limite del horrorifico. Ecco, cioè se uno volesse vedere un anime horror, potenzialmente potrebbe guardarsi Grisaia. Ok, allora degli ultimi 4 adesso un numeretto lo scelgo io. E sapete qual è il mio altro numero preferito? Il 10. Quindi mi sposto un attimo. Et voilà. Ah, l'anime è putrido confrontato al manga, però da solo per me putrido non è. Tralasciando che è stato uno dei primi anime che abbia visto, il film sì, Gantz Zero è bello, è uno dei migliori film in CGI usciti, però l'anime ha il suo perché per una serie di motivi. Innanzitutto il doppiaggio. Il doppiaggio italiano è uno di quei doppiaggi anni 2000 fatti molto bene, dove veramente puoi apprezzare l'adattamento del doppiaggio in italiano senza censure pesanti, usano termini senza problemi, non c'era il politically correct. L'angolo BDA è un triangolo isoscele, gli angoli alla base sono uguali, quindi BDA è uguale a BAD. Professoressa, cosa c'è? Curano è il coso ritto. Eh? Ehi, sfigato, se sei ancora vergine, tu hai un chiodo fisso. Mettersi soltanto a sé. State zitti, stupidi, ma che cosa raccontate io? Curano. Sì. Per questo genere di cose dovresti aspettare di essere a casa tua. Rientra nella categoria del video di oggi perché ci sono scene di sesso, ci sono nudità. Il protagonista ha un'evoluzione, però tendenzialmente dall'inizio che è un po' un ciaddone. Il protagonista e un amico che non vedeva da tanto tempo sono in una stazione. Per salvare un barbone finiscono entrambi sotto un treno, ma al posto di morire si vede proprio che vengono decapitati, gli partono pezzi di testa, di corpo. Mi ricordo anche la scena del porro, dell'alieno porro. Al posto di morire si ritrovano a quanto pare integri in una stanza con una strana sfera. I personaggi raggruppati in quel luogo non hanno nulla in comune fra loro e vengono inspiegabilmente riportati nel mondo reale per combattere creature misteriose e mortali, ovvero alieni. Qui è il momento in cui vengono materializzati alla sfera, qui è il padre dell'alieno porro.
qui è in stazione. Vabbè, vedete comunque dalla grafica che è un anime di parecchio tempo fa. E mi ricordo, ah, c'era anche il cane eccitatissimo. Non è lo studio Ganzo, ma mi pare fosse lo studio Gonzo. Sì, saluto Gonzo. Una cosa veramente figa di Ganz, a parte le armi, a parte i momenti d'azione che sono gestiti bene, la opening e tanta roba. Intanto vi dedico questa nastrina e vi chiedo cosa vedere. Facciamo il 2 di Emanuele. Ah! Campion. Campion. Sarò molto onesto. Quando vedete un anime che ha alla fine del proprio titolo il punto esclamativo, o fa schifo o merita. Non ci sono vie di mezzo. Btum. Merita. Per me merita. Campione. Per me fa schifo. Perché l'ho inserito in questa lista? Perché di fatto copulano. Devi aspettare parecchio, la trama è insulsa, è anche molto monotona, però copulano. Non ho altro da dire. Vediamo l'opening, io non me lo ricordo neanche. Sì. Godo Kusanagi, un comune ragazzo delle scuole superiori, dopo aver ucciso il dio Vretragna, come farebbe un comune ragazzo delle scuole superiori, ne prende i poteri, diventando così un campione, cioè un uccisore di dei. Ah, me la ricordo questa al cappello ridicolo. Una waifu bionda ti punta il coltellazzo. Che fai? Ah, guarda qua che bella fine ha fatto studio aperto, vedi? Danni Delia Citad Cagliari, mamma mia. No, però mi pare che a Cagliari i lampioni siano sempre stati così. Io non vedo cambiamento alcuno. Vabbè, il trio di cattivoni. Prima del bacio, dopo il bacio. Prima del bacio, dopo il bacio. Vabbè, vediamo qualche scena. Consegnare che Grimorio immediatamente. Sì, è decisamente cagliaritana. What's wrong? Do you not speak Italian? Ma neanche tu parli italiano. In that case, I'll say it again in English. Hand over that grimoire immediately. Grimoire? I am a knight of the Copper Black Cross. Did you think I wouldn't? Cioè, solo per questo doppiaggio è da guardare, secondo me. Andiamo così. Tu sei lì. Passami subito quella guida diabolica. Peperoncino, napoletano, spaghettino, carbonara. Ecco tanti motivi per vederlo, ok? Sappiamo che è putrido, però almeno ha un doppiaggio italiano orribile. Che non controbilancia assolutamente, anzi peggiora solo la situazione. 4-7, 7-4, 4-7, diciamo che è un bel 7. Le, se, go. Ah. Secondo questa. Secondo quasa, vabbè. Qua uno potrebbe dire, ma perché il protagonista è Ciaddone? Bro, guarda l'immagine, sta letteralmente mungendo e preparando con cura una zizzona di battipaglia. Tu vedi questo tizio con l'eterocromia agli occhi, con queste armi, circondato da queste boobies. Dici, ma è uno psicologico sentimentale? No. Ecco qua, poi ti parte il pippone. Allora, in tutti i sensi. Racconta la storia della vita scolastica di Mafuyu Horibe e Tomo Yamanobe alla scuola ortodossa orientale Saint Mihailov Academy, all'interno della quale, ragazzi, palpa tette e succhia tette per potenziarsi e potenziarle. Questa è. Sì. 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 Sono il ragazzo più amato della classe e ho tanti amici che contano su di me per farli divertire. Sono la persona più simpatica a cui vogliono un gran bene. Vero amici? Dai, vi do la possibilità di scegliere l'ultimo. Quale scegliete? Un titolo che è assolutamente un 2. Perché è Absolute Duo. Absolute Duo. Absolute Duo. Che ci fa qui? Come mai ha generato questa magia finale Absolute Duo? Allora, Absolute Duo sta qui. Nonostante non Absolute ci sia nudità. Duo. Ho capito. Nonostante non ci sia nudità. Nonostante il protagonista non sia un mega ciaddone, rientra in questa categoria dei 10 anime in cui il protagonista non è una meba sessuata, perché il protagonista è coerente con se stesso. Ha una ragazza che gli piace e da protegge, la ragazza si innamora di lui. Absolute Duo ha un'unica grande particolarità, di cui già vi ho parlato in passato, è l'unico motivo per cui è in questa lista. Perché ho inserito Absolute Duo? A parte per l'opening, che figa, vabbè, ma non... Sì, l'opening è tanta roba.
è l'unico anime che io ricordi ad avere il protagonista che ha quest'arma, tutti quanti hanno delle armi, è tipo Rising of the Shield Hero, lui come arma uno scudo. A un certo punto un'altra ragazza gli si dichiara, lui la friendzona. Questa era interessante, questa era molto interessante. Questa era la wife di Absolute Duo insieme alla bionda, questa era estremamente interessante. Ragazzuoli e ragazzuole, io sono contento di questa lista di 10 titoli in cui il protagonista non è una meba sessuata, ma è ciaddone. Ci sono scene con nudità parziale per veri uomini di cultura e soprattutto ciaddone o non ciaddone, comunque artefice del proprio destino. Non è un impedito deficiente che per evitare pulsioni sessuali si annulla, come fanno un po' tutti i giapponesi medi, e spero che il signor Stefano abbia apprezzato questa lista. Do il benvenuto tra i nuovi mecenati anche a Nunzio Tiberio, nuovo Patreon del canale. Niente, vi si vuole bene e... ciao! Un grazie di cuore ai miei mecenati per supportarmi così direttamente e vi ricordo che, se vi andasse, potete commissionarmi anche un intero video su quello che volete. Tutte le info in descrizione. Grazie per la visione e al prossimo video!